a questa occupazione, quindi partecipano non solo gli attivisti diretti, ma partecipa veramente, come dire, tutto l'insieme di questa ricomposizione di Occupy Oakland, quindi anche, passatemi il termine, le persone, come dire, normali, gli abitanti che sono lì. La prima sera fanno una grandissima festa con migliaia di persone, con un concerto. La seconda sera fanno una grandissima festa con migliaia di persone. Il problema è che la seconda sera si presentano migliaia di poliziotti e fanno 400 arresti e chiudono completamente lo spazio. L'intervento, adesso qui è fare, avere teorie sui complotti è complicato, eccetera, però c'è chi sostiene che l'intervento sia partito dalla Casa Bianca, cioè proprio non questa cosa qua, nel senso che non si poteva assolutamente superare quella linea, e la linea della messa in discussione della proprietà privata negli Stati Uniti è una delle cose in assoluto che sono intollerabili. Ovviamente 400 arresti insomma sono la batosta di quella che consideravo, e quindi è chiaro che la discussione Occupy Oakland però era arrivata a quel punto, e cioè a, come dire, a scardinare anche da un punto di vista simbolico alcuni capisaldi della società americana. Non potete fare sciopero, l'America è considerata e viene considerata all'interno la parte dei diritti. Joe Biden addirittura si batte per i diritti LGBT, Joe Biden non si batte per il diritto di sciopero, cioè assolutamente, cioè, il vicepresidente degli Stati Uniti può battere tutti i diritti di questo mondo, di tutti gli esseri viventi, ma non, come dire, nel diritto di astenersi dal lavoro, di mettere in discussione o di occupare, come dire, uno spazio, o addirittura occupare un luogo di lavoro, o occupare un'università, cioè, o cose di questo genere. Quindi come vedete, cioè, sempre questo tipo di, passatemi il termine, non trovo un altro, questo tipo di dialettica tra capacità che ha avuto in alcune situazioni il movimento Occupy e la risposta che è avvenuta sempre in modo molto veloce e anche molto lungo da parte del sistema di governance e dell'establishment americano. Su Ferguson qui faccio abbastanza breve. C'è un'immagine icona della rivolta di Ferguson, che è quel giovane afroamericano qui dread che è in mano un lacrimogeno. C'è anche su questi siti, ho visto, c'è dappertutto, è un'immagine che è girata in tutto il mondo, che è praticamente in mano un lacrimogeno e sta ritirando addosso alla polizia. Se guardate, innanzitutto chi era presente a quella cosa lì mi ha raccontato che si è fatto molto male la mano, decisamente molto male, poveretto. Chi guarda attentamente quella fotografia, lui porta una maglietta con la bandiera americana, ci pensate, ha una maglietta con la bandiera americana e con la mano sinistra ha in mano il lacrimogeno, sta tirando la pulizia, con la mano destra ha in mano il lacrimogeno e con la mano sinistra ha in mano un sacchetto di popcorn. Vi guarda attentamente la fotografia, ha in mano un sacchetto di popcorn. Questo era uno che era in una grocery che stava mangiando i popcorn. Ha visto che c'erano, come dire, un po' di parapiglia, e ha visto la polizia dall'altra parte, si è messo in mezzo e il primo lacrimogeno che ha preso, cioè l'ha voluto tirare dall'altra parte con la completa incoscienza prendendo la manicure. Questo per dirvi che quel tipo di, come dire, di rivolta di Iowa a Ferguson è partito da un settore giovanile molto, come dire, radicale per quanto riguarda i comportamenti, che però vive la propria situazione come se fosse completamente slegata a tutte le esperienze precedenti, cioè c'è proprio uno stacco consistente su questa cosa qua. Vive in modo, con degli stili di vita e anche con delle forme di comunicazione che sono molto complicate poi da decodificare anche da un punto di vista politico. Tra di loro, per farvi alcuni esempi, tra di loro, questo succede nelle zone afroamericane di Brooklyn e tutte queste cose, come dire, tra di loro la discriminazione razziale viene completamente rovesciata e diventa quasi un emblema. Tra di loro si chiamano, ad esempio, si chiamano niggas,
e cioè è la storpiatura del termine più offensivo che esiste, che è nigger. Quindi tra di loro si chiamano in questo modo, in modo tale proprio anche dal punto di vista del linguaggio e comportamenti, eccetera. C'è questo rovesciamento continuo, come dire, della discriminazione, che a volte è molto complicato interpretarlo, come dire, come forma di razzismo spicciolo. No, c'è proprio il continuo ribaltamento e anche, come dire, tra virgolette, un po' di orgoglio di appartenere a una generazione che non vuole abbassare la testa, fondamentalmente. Dopodiché è chiaro che le contraddizioni che viaggiano all'interno di questo settore sociale sono amplissime, perché hanno tassi di precarietà che sono, come dire, eccezionali, sono al di fuori di percentuali. Il sistema di rilevamento della disoccupazione americana è molto creativo, è veramente creativo quella roba lì, non ha nulla a che vedere, passatemi il termine, lo dico qua, l'Istat italiano è un ente stratosferico in confronto dal punto di vista della correttezza dei rilevamenti rispetto ai rilevamenti che fanno loro. Negli Stati Uniti, se lavori 2 ore al mese non sei disoccupato, questa è la cosa, cioè questo è il meccanismo. Quindi hanno sistemi molto ma molto molto creativi su questo. Quindi, per dire, cioè, c'è una precarietà decisamente altissima, dove i redditi ovviamente vengono integrati con forme varie, traffici vari, di varia natura ovviamente. Dall'altra parte però c'è anche, vuol dire, ci sono anche dei comportamenti che oggettivamente vanno contro, come dire, una forma di controllo sociale, a prescindere dalla consapevolezza di quello che stai mettendo in campo. Cioè il tuo comportamento in contatto va contro, come dire, il tipo di concezione sociale, il tipo di come dire, controllo, eccetera. E nel momento in cui, anche qui la dico così, anche abbastanza forte, nei comportamenti quotidiani, negli Stati Uniti, non si può dire che c'è razzismo nel comportamento quotidiano. Il problema diventa nel momento in cui la cosa è collettiva, oppure i tuoi comportamenti travalicano il tuo contesto dove devi stare. E allora è che scatta il meccanismo veramente, come dire, micidiale, repressivo di controllo, che sta suscitando tra l'altro un dibattito, come dire, non indifferente all'interno sia di alcune università, ma all'interno del Partito Democratico americano e anche all'interno del sistema di potere americano. E cioè il dibattito è più o meno questo. Le polizie di singoli, delle grandi città, ormai hanno acquisito poteri che possono congelare delle zone, che si chiamano frozen zone, e cioè il capo della polizia di una città può decidere, di alcune città, a New York sicuramente l'hanno già fatto, può decidere che in quella zona, per questioni di ordine pubblico, sono sospesi i diritti costituzionali. Non è un potere da poco, Discussione, Ferguson, c'è stata questa cosa qua, non solo sono sospetti di costituzionali, a Ferguson hanno istituito il coprifuoco. Cioè, cosa passata più o meno non osservata, però sottovalutata, cioè il coprifuoco hanno istituito a Ferguson. Cioè, come se fosse una zona di guerra. E hanno congelato la zona, cioè tu lì non avevi i diritti costituzionali. La cosa, come ha messo un po' in allarme, come dire, gli altri sistemi di governance americani, perché dicendo, ma la polizia ha questo potere, cioè può anche fare un passo successivo. Quindi non l'hanno fatto perché sono democratici, ovviamente, l'hanno fatto perché questo significa una diminuzione della loro capacità di intervenire nel loro potere, chiaro, con il gioco di rapporti di forza. Questo ovviamente sta preoccupando assolutamente, addirittura qualcuno vuole chiedere l'intervento della Corte Suprema Americana per pronunciarsi su queste cose qua, eccetera, perché dando praticamente questo tipo di potere alla polizia, questo erode progressivamente, gli altri spazi, gli altri ambiti, erode progressivamente la capacità di intervenire da parte di altre istituzioni. Quindi Ferguson è stata questa cosa qua, con un altro aspetto
nella rivolta di Brooklyn dell'anno scorso, quando hanno ucciso Kimani Gray, ci sono stati due giorni essenzialmente di rivolta, e dopodiché sono intervenuti, dicevo, i rappresentanti religiosi delle varie comunità per mediare, eccetera. A Ferguson questa cosa qua non è stata possibile, questa cosa qua è saltata nei primi giorni. Se avete seguito, cioè, ci sono alcuni personaggi andati il giorno dopo a Ferguson, come Jesse Jackson è stato storicamente uno dei punti di riferimento nella battaglia dei diritti degli afroamericani, eccetera. Jesse Jackson a Ferguson non ha ottenuto nessun risultato. Le promesse fatte dai leader religiosi per quanto riguarda anche qui il welfare speech non hanno ottenuto risultati, anche perché è successo un fenomeno per certi versi inedito, che era successo un po' con Occupy Wall Street a New York in primi tempi, un po' inediti, che ad esempio le organizzazioni afroamericane di St. Louis, cioè, garantivano la logistica ai manifestanti, cibo, acqua, tutte queste cose qua, eccetera, e addirittura a Ferguson alcuni lavoratori di alcuni fast food, senza dirlo ovviamente, magari fast food, portavano il cibo e portavano i viveri naturalmente a chi stava sistematicamente in strada. Cosa è successo ad esempio con Occupy Wall Street il primo mese, con moltissimi furgoni di tantissimi fast food, eccetera, o tantissimi, come dire, Pony Express che portano la pizza, che portavano, invece di portare le pizze a chi aveva pagato le pizze, le portava direttamente a Zuccotti Parco, cose, pizze o altre cose, direttamente.